ci siamo trasformate in delle esploratrici, infatti abbiamo questi due cappellini e dei binocoli. Vi osserviamo. Poi lei ha questi pantaloni, io invece una camicia un po' a fantasia con questi pantaloni mimetici. Noi abbiamo optato per i peluche, dato che è gigante. Esatto. Poi ho preso questi pantaloni sempre meno sobri. Ho preso questa giacca qua, che poi chiuderò. E poi un paio di jeans chiari, così, che si abbinano molto bene. Io ho scelto questo cappello rosa con i fiori ricamati, che si abbina a questo vestito. E invece come scarpe, stivaletti. Io invece ho scelto questo vestito con questo cappello e anch'io ho scelto gli stivali, però i miei sono più lunghi. Ci siamo ispirate alla Spagna, io ho questo vestito nero. E invece accessori, io ad esempio ho questo cerchietto e la rosellina. Io invece ho preso degli orecchini che si abbinano con una collana che si abbina al mio vestito sempre rosso. Io ho scelto qualcosa di molto sobrio che non si farà notare, degli stivaletti in modo da poter avere sempre i piedi caldi. Io invece ho scelto questa giacca qua, poi un bel berretto. E poi non ho potuto rinunciare un po' di tacco anche sulle montagne. Io ho avuto la splendida idea di prendere i palloncini, dato che comunque andiamo a Luna Park. Ho preso una maglietta rosa perché il rosa è il mio colore preferito. Poi ho preso anche una giacca in pelle. Ho anche io un chiodo e le scarpe, queste. Vogliamo essere delle vere tigri, infatti abbiamo scelto delle orecchiette fantastiche. Io mi sono assolutamente innamorata di questo vestito. Vero. E invece io ho questa maglietta, sempre maculata, e questa giacchetta verde militare. Io ho scelto una salopette molto campagnola. E poi adesso c'è il pezzo forte, ovvero le scarpe che sono abbinate con i guanti. Anch'io ho scelto una salopette, però la mia è intera. E il nostro pezzo forte dei guanti. Siamo partiti da questo per creare l'intero outfit. Quindi abbiamo scelto un pareo, questo è il mio. E poi entrambe abbiamo le espadrillas. E poi non è finita qua perché c'è il mio accessorio, ovvero le collane. Abbiamo deciso di essere delle hostess. Infatti abbiamo la classica gonna da hostess. La mia è più corta, invece la sua è un po' più lunga. Come accessorio abbiamo un foulard che metteremo qua. E le scarpe invece io ho le ballerine. Io le ho scelte ovviamente con il tacco.